Giallo Basilico è il titolo del secondo romanzo giallo di Rodolfo Rotondo, che è ospite grazie qua, su una panchina di Piazza di Amici. Mica male. Perché Piazza di Amici, se vogliamo dirlo, perché il suo intanto la storia è ambientata ancora una volta ad Imperia e ancora una volta viene impegnato il suo investigatore, che è un po' un unicum nel panorama degli investigatori italiani, perché Robutti si chiama così. Robutti, Romeo Robutti è un perito assicurativo, liquidatore. Allora, raccontare di un giallo è sempre un po' difficile perché uno ha paura di svelare qualcosa in più. Però diciamo che stavolta il racconto descrive una settimana della sua vita, proprio in presa diretta, dal giovedì al giovedì successivo. In questa settimana gliene succedono un po' di tutti i colori. La storia ambientata quindi a Imperia, l'abbiamo detto, sì, nel mese di luglio. E coinvolge delle location significative della città. Eh sì, allora, Oneglia innanzitutto, perché lui abita proprio da queste parti e percorre sempre tutto il portico. Non è chiarissimo, però lo percorre sempre, quindi probabilmente in quelle zone. Siamo un alone di mistero. Sì. Lo percorre, quindi questa zona qui, Calata Cuneo, assolutamente, e questa volta anche Porto Maurizio, perché succederà qualche cosa proprio a Porto Maurizio. È il secondo volume, la seconda puntata. Ecco, come Rodolfo Rotondo, che un mestiere fa tutt'altro. È un ottimo gelataio, diciamo. Sì, certo. In quel di Andorra. Come nasce il Rotondo giallista? Allora, io diciamo così, a scuola me la cavavo, però per lo scrivere non ho mai avuto problemi, anzi, alle medie facevo anche i temi dei miei vicini, mi chiedevano consigli e non avevo problemi a scrivere. E a un certo punto il lockdown mi ha riportato un po' ad avere tanto tempo libero e allora mi sono ritrovato a passare il tempo a immaginare delle storie, così, a buttarle giù. Ho scritto il primo, un amico mi ha consigliato di provare a pubblicarlo. È andata così. Come nasce il personaggio, che è appunto un liquidatore assicurativo nel panorama giallistico italiano? Credo che sia un unico. Sì, è perché mi interessava presentare un personaggio, un investigatore un po' fuori dagli schemi, che non fosse il torbido con la vita misteriosa, playboy, una persona normalissima con la sua famiglia. E anche un cane, mi sembra di ricordare. Ha un cane affezionatissimo, che praticamente vive la sua vita a questa doppia identità, diciamo, tra virgolette. Una casa in famiglia, con i suoi figli, la moglie, tranquillissimo, e poi si ritrova comunque a dover affrontare anche delle indagini per quanto concerne il suo lavoro. Ovviamente Imperia si presta tantissimo. Imperia si presta, sì, Imperia si presta molto. Io, essendo di Andorra, mi ha sempre affascinato anche questa doppia città, in fondo, perché in realtà sono due città, Imperia. Bene, allora non ci resta che leggere Giallo Basilico, edizioni del Delfino Moro di, sì, Albenga, che si trova ovviamente allora qua c'è anche in libreria qua di Imperia, alla libreria Dante per adesso, e poi è su eBay, è ad Andorra, è ad Albenga, insomma, in zona si dovrebbe trovare. Bene, grazie a voi, per essere stato con sempre voi, gentilissimi. Grazie a voi per l'attenzione e buona lettura.